Il mondo dei salumi, diciamo, sta avendo una grande trasformazione dal punto di vista del consumatore. Il consumatore cerca fondamentalmente dai salumi trovare prodotti di gusto, sostenibili, che abbiano però, diciamo, sempre più un gusto di naturalità. Per cui oggi il mondo dei salumi sta vivendo, diciamo, una ricerca di prodotti che abbiano sempre meno tenore di sale, light e quant'altro. Però il vero snodo di questo settore deve essere la ricerca di prodotti gustosi, perché il mondo dei salumi rappresenta una categoria che non è nella lista della spesa prioritaria basilare, deve dare gratificazione. Quindi il driver fondamentale per chi fa salumi, per chi li consuma, è avere prodotti gustosi. Dal punto di vista della sostenibilità, sicuramente bisogna raggiungere due tipi di sostenibilità: ambientale e sostenibilità di packaging. Quindi sostenibilità ambientale barra animale, per cui allevamenti di suini allevati senza uso di antibiotici, senza avere colture intensive, allo stato brado, quindi avere un animale che cresce in maniera salubre, tranquilla, senza stress. Questo si riverbera chiaramente sui prodotti finiti. Dall'altro, il packaging. Il packaging, chiaramente, la plastica è un prodotto che va limitato, non eliminato, perché comunque ha una sua valenza sostanziale. Quindi bisogna andare alla ricerca di packaging che utilizzino un po' più di carta, un po' meno plastica e dei film che coprono il cartoncino con plastica, col PLA, quindi con una plastica totalmente riciclabile. Poi andare su prodotti fatti con plastica riutilizzate, quindi riutilizzo di plastica, e quindi fare confezioni in cui, fatto 100 il peso, 80% sia plastica riciclata e 20% nuova, ma tutto totalmente riciclabile.